Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 26esimo episodio per la nostra serie di Nier Automata. In questo video andremo ad affrontare la missione secondaria, esame biomacchina 1. Presso le rovine della città sono stati abbandonati i rottami di una gigantesca biomacchina. Raccogli il materiale richiesto per riparare i circuiti cerebrali del colosso, quindi una vita nuova. Per cui la missione, già vi preannuncio, sarà veramente molto veloce e molto semplice. Infatti non dovremo far altro per attivarla che andare all'interno di questa macchia lampeggiante ed eliminare proprio la macchina di medie grandi dimensioni che vediamo in fondo schermo. Una volta eliminata, quest'ultima ci darà fisso al 100% come suo drop la vita nuova. Dopodiché torniamo dal Goliath, che è vicino all'entrata dell'accampamento della resistenza, e completiamo anche questa attività secondaria. Anche questo tipo di nemico è stato eliminato in men che non si dica. Abbiamo fatto anche il 18° level up, ci prendiamo la vite, eccola qui. E quindi non ci resterà altro, fatto anche questo, che riaprire ancora la mappa e, per ovviamente comodità e praticità d'uso, tornarsene direttamente in zona colosso. Che, se non ricordo male, grosso modo la zona dovrebbe essere più o meno qui. Arrivati a destinazione, parliamo con il Goliath di fronte a noi. 47 minuti dopo. Ok, allora, vediamo un po'. Io sono Gels 110. Ovviamente la macchina sta parlando, ma ha ancora alcune difficoltà nel comunicare. Sono stato Human. Erkies Erma Ale. Quest'affare può parlare? Sembra stia riproducendo dei dati. Le macchine non hanno una coscienza, sai. Ho estratto dei dati dalla sua memoria. Sembrerebbero informazioni sulla fabbrica dove è stato costruito. Le salvo in formato leggibile. Ricompensa per la missione 3000 G e 500 punti esperienza, quindi vedete anche come attività così semplici, ma comunque anche importanti per delle sottotrame, continuano ancora a ricompensarci abbondantemente per aver semplicemente eliminato qualche nemico, aver fatto un piccolo viaggio, quindi il minimo sforzo, e come sempre otteniamo il massimo risultato. Inoltre, per questa missione specifica abbiamo anche ottenuto l'archivio dati, ovvero dati 0005, Angels 610B, Angels L. Nome vero e proprio del Goliath che abbiamo di fronte a noi, quindi di questa imponentissima biomacchina. È tutto? No, a quanto pare c'è dell'altro. Ma mi servono componenti aggiuntivi per accedere al resto, quindi altre riparazioni. Vediamo, 4 viti nuove e un ingranaggio grande dovrebbero essere più che sufficienti a colmare il vuoto dei suoi circuiti mnemonici, cioè della sua memoria. Bene. Missione secondaria, esame biomacchina 1 completata, ed è così che abbiamo anche attivata l'esame biomacchina 2. E prima di salutarci diamo anche uno sguardo molto veloce alle informazioni che abbiamo appena ottenuto. Non ci sarà poi molto da capire, però intanto per curiosità ci togliamo lo sfizio. Come possiamo vedere da questi dati, la macchina che è di fronte a noi, questo Goliath di immense dimensioni, è stato creato il 14 di febbraio, vari codici di produzione che sono stati inseriti, e niente, l'ultima ispezione che ha ricevuto è andata bene. Tutto qui, quindi diciamo dei dati abbastanza secondari e poco rilevanti, anche per trame secondarie, però abbiamo anche questo tipo di conoscenze in più. Quindi cari ragazzuoli, fatto, visto e detto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 26esimo episodio, mentre non avesse zampetta come un grillo, per la nostra serie di Nier Automata tutto si conclude qui. Io come sempre ragazzi vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!